Come tradizione, si è svolta in molti luoghi la benedizione degli animali nel giorno di Sant'Antonio Abate. Questa usanza è diffusa anche nel bolognese, specialmente nelle parrocchie delle campagne. Le immagini che vi proponiamo ci giungono dalle parrocchie di San Matteo della Decima e di Santa Caterina di Via Saragozza, dove l'Unitalsi di Bologna ha organizzato con l'unità cinofila la benedizione dei propri cani. Il responsabile del gruppo cinofili, Giampiero Danieli, ha affermato di essere entusiasta di riprendere questa usanza sospesa negli anni di pandemia. Sant'Antonio Abate è considerato il fondatore del monachesimo cristiano, nonché uno dei padri della Chiesa d'Oriente. Di grande rilievo la sua lotta contro le tentazioni del demonio. La tradizione di benedire gli animali nasce quando era consuetudine che ogni villaggio allevasse un maiale da destinare all'ospedale dove prestavano servizio i monaci di Sant'Antonio. Al termine delle celebrazioni sono state organizzate alcune iniziative per adulti e bambini.